Ciao a tutti, nuovo video, recensione più applicazione di questi qui, che sarebbe la maschera carbone vegetale purificante naso della Royal Beauty, questa qui, reperibile in tutti gli hyper shop presenti in tutta Italia, quindi facilmente reperibile, hanno un prezzo abbastanza low cost, quindi mi sono molto utili. Io di seguito poi vi metterò foto della prima volta che ho provato questi dischetti. Adesso li andiamo a provare. Questo è il davanti e questo è il retro. Consigli di utilizzo: detergente da asciugare il viso prima dell'adattamento per levare il patch, togliere la piega protettiva e nel mentre la parte da trattare asciugare le mani, applicare il patch facendo una piccola pressione per far aderire bene, lasciare agire per 15 minuti e poi rimuovere. Certo, non uso, va bene. Io mi sono già detersa il viso asciugato, inumidisco la parte, penso che a me una volta nella vita avrete fatto, io usavo spesso quelli della Nivea, però mi sono trovata molto bene con questi. Apriamo il packaging. Voilà. All'interno trovate questo cerottino nero, molto carino. Questa è la parte esterna e questa è la parte interna. Così almeno potete capirlo, perché quelli della Nivea sono tutti uguali, tutti bianchi. Questo è proprio, si vede proprio. Lo andiamo a prelevare, non mi disco perché si asciuga subito l'acqua, e lo andiamo a mettere. Ok, penso che sia il massimo che posso fare. Il tempo di posa è 15 minuti e noi lo telefono, mettiamo il timer a 15 minuti, ok, timer 15 minuti e noi ci vediamo dopo con il risultato. Ciao! Rieccomi tornata. Sono passati 15 minuti perché il timer è scattato. Andiamo a toglierlo. Sì, anche questa volta ha tolto un sacco di punti neri, qui è rimasto, ma con un pochino d'acqua riuscite a togliere se vi rimane dei residui, si tolgono facilmente perché ho fatto un po' troppa forza. Comunque vi faccio lo zoom, anche se farà un po' schifo, sul patch. Se vedete, il peccino è pieno di punti neri. Io l'ho fatto 2 settimane fa,
non mi ricordo se 2 o 3 settimane fa, comunque è sempre pieno pieno. Aspettate che vi zoom, se vedete tutti i puntini rialzati sono tutti i punti neri, si vedono di così, così si vedono bene, sono tutti i punti neri. Comunque ne ha tolti parecchi, cioè io un risotto del genere non l'ho mai non l'ho mai ottenuto con quello della Nivea. Questo veramente toglie peli, peletti, punti neri, brufoli, toglie qualsiasi cosa. Infatti il naso, come vedete voi, è liscio, è molto lucido. Io me lo sento molto liscio e molto lucido. Quindi, conclusioni del video. Ve lo consiglio il patch maschera al carbone vegetale purificante naso di Royal Beauty? Ve la consiglio? Sì. Perché? Perché ha un costo medio-basso, è di facile reperibilità, ha un risultato ottimo che io con quelle della Nivea non ho mai ottenuto e con altri patch, altri cerottini per il naso non ho mai ottenuto. Non dà nessun problema di applicazione, non lascia nessun residuo, ma avete visto anche se li lascia basta sciacquare e viene via tutto. Non irrita il naso, non irrita la pelle, lascia veramente il naso liscissimo e pulito e veramente luminoso. Niente, io ve li straconsiglio. Fatemi sapere se avete provato questi patch, come vi siete trovati. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se la recensione vi è piaciuta oppure no. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!